abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Andrea Braga per MSCTV. Sabato 10 maggio siamo in piazza San Pietro e più di 200.000 persone sono qui per incontrare Papa Francesco. È la giornata della scuola. Che importanza ha essere qui oggi a incontrare il Papa per la scuola? Secondo me oggi è un'opportunità unica che il Papa ha dato a tutti gli studenti d'Italia e non, anche perché molti insegnanti di oggi secondo me non insegnano più con la voglia di trasmettere emozione, quindi è molto importante che venga trasmessa di nuovo questa gioia e questa voglia da parte di studenti e insegnanti. È importante perché dobbiamo comunque ringraziare anche per la scuola, per l'istruzione, e è importante anche chiedere, cioè dire grazie appunto anche attraverso la preghiera per quello che abbiamo. Ma comunque può essere anche un modo per far avvicinare di più, non so, gli alunni così per al Papa, comunque alla religione, per portare un po' più il messaggio. Poi noi anche che veniamo da Senigallia, per noi quasi ci abbiamo detto andiamo a prenderci una benedizione perché abbiamo avuto l'alluvione, quindi siamo messi un po' male così. Allora... Beh, il Papa ormai è una guida non solo spirituale, anche di vita per i ragazzi. Dico che questo Papa ha risvegliato l'entusiasmo dei ragazzi, dell'aggregazione, perciò è un evento importante quest'oggi. Anche la nostra è una testimonianza importante, diciamo, per il Papa portare tutti questi bambini così piccoli. Penso che sia un messaggio forte, riesce a trascinare tante persone anche con più difficoltà, diciamo, del solito. Imparare qualcosa dalla vita, cioè vengo qua dal Papa per incontrarlo, era la prima volta che veniva a Roma, è stata una grande esperienza. Perché io voglio essere felice e voglio essere felice anche in un banco, anche per 200 giorni ogni santo anno, e siccome appunto io voglio essere felice anche nella mia scuola, e questo per me è importantissimo. La scuola è la prima cosa fondamentale che ti serve anche per il lavoro. Se non hai una base non puoi continuare il lavoro. Ci teniamo a venire qui perché Scampia è una terra anche di valori, non c'è soltanto Gomorra. E come il nostro striscione parla di verità, di bene e di bellezza, i valori di cui il Papa insomma è portavoce, loro hanno vissuto da questa esperienza i canti, hanno detto vogliamo imparare i canti a scuola, le parole del Papa e l'esperienza anche di queste persone di cultura, dello spettacolo, che nel loro, diciamo, nel loro profondo ricordano l'esperienza di essere studenti e non si dimentica per la vita. In che modo la Chiesa può aiutare la scuola? Beh, unicamente tramite dei consigli oppure anche incrementando il rapporto scuola-chiesa anche con queste riunioni, queste giornate in compagnia, insomma. Con una presenza, senza mettersi in un angolo, ma testimoniando che abbiamo fatto un incontro con Cristo che investe tutta la vita. E studio, la
fatica che non manca mai, ma anche lì ci può essere Cristo e anche lì ci può essere una bellezza. E con varie attività e anche queste, diciamo, riunioni che spiegano il suo valore, il suo grande valore. La Chiesa può arrivare a aiutare la scuola andando come deve fare la scuola, controcorrente. Non bisogna modernizzarsi, non bisogna secolarizzarsi, bisogna essere fermi perché i valori sono eterni. Cristo è valso nel passato, nel presente lo sarà per il futuro, e la semplicità del messaggio cristiano è quello che deve arrivare direttamente al cuore dei ragazzi, e non è un caso che il nostro simbolo è proprio il cuore con le ali. Diciamo comunque, con questi esempi di naturalezza che il Papa dimostra, i suoi comportamenti quotidiani, naturali, sono sicuramente un esempio per i ragazzi. Io ne ho due, e quando siamo a tavola parliamo dei gesti del Papa, così semplici e naturali, perciò è una buona guida anche per la scuola in genere. Per te che emozione è stata oggi essere qui a Roma con il caldo, con tantissima gente, studenti, insegnanti, genitori, a vedere il Papa per la scuola? Bellissima, è la prima volta che venivo a Roma a vedere il Papa e fantastica. Mi ha colpito proprio che ha fatto un evento per la scuola indirizzata a tutti gli studenti, perché non è stato mai fatto prima, sono abbastanza giovani, quindi mi ha colpito parecchio. È emozionante. Siamo della Carlo Levi di Napoli ed è stata una grande esperienza. Beh, è stato faticoso per il sole, però è stato anche bello perché, cioè, ha detto che lui ama la scuola e francamente a me no, cioè io non amo la scuola, quindi, cioè, mi ha aperto un po' il pensiero che avevo della scuola. È stato molto emozionante, anche se con i bambini piccoli un po' complicato, però tutto sommato è andata molto bene. Sono molto contenta di essere venuta qua oggi. Sinceramente è stata una bellissima esperienza, nonostante, diciamo, anche tutto il caldo, tutte le persone che soprattutto quando è arrivato il Papa qui sono salite tutte, però ne è valsa la pena, diciamo. Un'esperienza bellissima, per la prima volta ho visto il nostro nuovo Papa, stupenda, perché vedi come quest'uomo è innamorato di Cristo ed è impressionante, perciò bella, veramente bella. Beh sì, è stato abbastanza interessante il discorso e tutto, dopo vabbè c'ho delle ragioni un po' particolari verso la Chiesa, però secondo me è una riunione religiosa. Sempre se ho capito bene quello che è il contesto di questo posto, è stato un po' banale secondo me per le musiche e canti. Però io sono un criticone. È stato magnifico, un'esperienza magnifica che vorrei rifare, se si può, se deve rifare. Ne valse la pena, perché la testimonianza, non importa il sacrificio che c'è stato per il caldo, però è valsa la pena dare testimonianza per quella che deve essere la scuola cattolica, la scuola cattolica. Quindi la presenza del Santo Padre per noi è stato un incoraggiamento e anche un aiuto da parte sua. È veramente stata la prima volta che ho incontrato il Papa, dato che sono qui da 2 anni in Italia, non sono italiana. È stato un po' strano vedere una persona che riceve così tanti applausi, che tutti lo amano, che beh, ancora non sono riuscita a capire il suo ruolo in tutto questo, perché è un po' strano. Però mi è piaciuto tantissimo, ci sono stati cantanti, tante persone, è stato bellissimo. Un'emozione che non posso descrivere a parole, perché mi è piaciuto tantissimo, cioè mi ha anche benedetto, mi sono divertita tantissimo e sono emozionata. Beh, molto bello perché ci fa capire le cose importanti della scuola e di quanto siamo importanti noi e che cosa rappresenta la scuola.